belli, che siete belli, siete belli, cioccolani, belli. Allora. Ma che stai facendo? Ti facevo il corso per fare i capelli. Così. E tu mi fai tra tesori e ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me? Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglia! Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Come si chiama? Oh. Io ne ho 20. Ma lassù, cosa mai ci sarà? Imparerai anche, già lo so. Imparerai tutto, già lo so. Non era anche. No. Robin Hood è Little John, va per la foresta ed ogni con l'altro ride e scherza come vuol. Bene. Intanto, ciao. Ciao ragazzi. Dopo che ci siamo scaldati, perché effettivamente ne avevamo parecchio bisogno. Sì, fa freddo. Finalmente. C'è della neve. La domanda da parte di PT. PT. Del Regno Disney. Ci chiede: cosa vi ha spinto a creare questi magnifici video? Come forse avrete già notato, io e lui, Marco, abbiamo già dei canali su YouTube. Dico, il mio, penso lo metterò qui da qualche parte, per chi non avesse ancora visto, e il suo lo metterà qua. La metteremo qua. Siccome so che Marco è un grandissimo appassionato, oltre che di cinema, di teatro, perché lo fa anche, di musical, soprattutto musical, ho detto, ma quale migliore occasione se non chiamarlo e fare questo video insieme. Da lì è giustamente nato un'idea, ovvero, ma perché non sfruttare questa collaborazione, questo primo video che fondamentalmente è stato un esperimento. Scusate, non avete detto la ciliegina sulla torta che sono... Ah, vero! Naturalmente i video questi che faremo insieme, sì, del Musical Lab Official, esatto, non li pubblicherò più sul mio canale. Però questi video insieme a loro naturalmente saranno dedicati un altro canale, su un altro progetto. Che è dedicato proprio al nostro progetto. Ecco, tipo... Bene, qui sarà linkato il nostro canale di YouTube. Potrete trovare anche lì le pagine Twitter, la pagina Facebook, l'Ask, il nostro profilo Ask, dove potrete sbizzarrirvi con le vostre domande. La prossima domanda. Andiamo alla prossima domanda, che la legge. Veloce. Vai, leggila tu. Allora, la nostra amica Claudia. Un saluto a Claudia, anche lei è molto disponibile. Ciao! Ciao Claudia. Ciao Claudia! Del Regno Disney. Sì. Ciao ragazzi, quanto tempo vi richiede la creazione di un video musical? Ecco. Allora, ovviamente il lavoro non è soltanto quello che voi vedete, c'è soltanto la parte recitata, la parte cantata, c'è un lavoro abbastanza tecnico dietro. Studiare un pochettino le riprese, l'illuminazione, la registrazione, oddio, mi sento osservato. La registrazione audio, montare le canzoni, quindi diciamo che una settimana soltanto di aspetto tecnico, cioè penso, no? Di aspetto organizzativo, sì. Sì, diciamo, non è registrato tutto quanto in un solo giorno, è stato fatto in più giorni. Anche perché siamo comunque abbastanza veloci rapido nelle riprese, questo sì. E nel montaggio. Il montaggio principalmente me ne occupo prevalentemente io, però discutendone in prima persona con loro. Dell'aspetto audio se ne occupa lui, che ovviamente registriamo dal suo studio. Quindi sì, 2 settimane sono in pratica. In generale sì. Va bene, grazie per la domanda. Grazie Claudia, andiamo avanti. Allora, il vostro cattivo Disney preferito è perché? Bella domanda. Da parte di... Da parte di... Ah, sì, Chiara dalla moderatrice... Disney.
Disney. È la moderatrice Chiara di Impero Disney. Grazie, grazie, ciao anche a te. E il supporto datoci in questo e per le condivisioni. Il mio cattivo Disney preferito è Isma. Chi cazzo è? L'imperatore. Secondo me è il cartone più comico che abbia fatto la Disney. Il mio penso che ormai si è capito per chi mi ha sia come amico da anni e come amico su Facebook. Il mio personaggio Disney cattivo preferito, come si può intuire dalla voce peraltro, assolutamente Scar. Ma nella maniera cazzo più assoluta è proprio Scar, cioè Scar. Secondo me non c'è un nemico più figo di lui. Che poi diciamocelo, i nemici cattivi sono sempre più interessanti di tutti, sì. No, gli eroi lo si sanno che alla fine la principessa ti faccio vedere la strada attraverso le montagne e vado a sconfiggere il drago e quanto la risveglio dopo il bacio dal vento. Il principe azzurro è sempre il principe azzurro. Ma dai, che è un finocchio con la calzamaglia, dai, ma dove deve andare? La bella addormentata nel bosco. Ora tu dimmi un principe. Un principe! Come si può un principe chiamare Filippo? No! Filippo! Ma ti stavo dicendo Filippo, se sei un cioè, Aladdin Filippo! Come si può? Hercules Filippo, cioè. Comunque Capitan Uncino, che è anche un cattivo Disney molto carismatico, non è proprio alternativo, se così vogliamo dire. Ma c'è anche Ursula è anche un'altra cattiva molto importante, molto sì carismatica. Comunque dalla voce così bella. Sì, grazie mille delle cose. Allora, dobbiamo fare un ringraziamento. Io leggo. Mi piacerebbe molto vedere come stareste in un piccolo video musical nei panni dei personaggi della Bella Addormentata nel bosco della Disney. Magari con una vostra interpretazione che traspare nel tutto. Sarebbe carino. One. E two. E three. A one, so, two. A one, two, three, four. So chi sei vicino al mio cuore, ognor sei tu. La, 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 la. So chi sei di tutti i miei sogni, il dolce oggetto sei tu. La, anche la, se la, nei sogni è tutto illusio, nel nulla più. E che mi amerai ancor di più. La 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 la. Vabbè, basta. Ok, ci siamo calati. Comunque, grazie, perché era tanto che volevo fare questa parte. E finalmente l'ha fatta e non la farà più. Basta. Basta. E poi, siamo arrivati, ragazzi, all'ultima domanda. Diamo il piacere di leggerla a lui. Allora, Bert ci dice: sì, Bert di Impero Disney. Di Impero Disney. In Mary Poppins, qual è la vostra citazione, la vostra canzone ed il vostro personaggio preferito? Ho fatto questa domanda perché, ovviamente, sono Bert di Impero Disney. Ciao Bert, Berta, poi ho dato il primo video. Grazie per Ha risposto subito, molto cortesemente, e che ha subito pubblicato il video nella sua pagina. Grazie mille. Grazie. Significato tanto per noi. Supporto morale. Ora, personaggio preferito di Mary Poppins. Tutti e tre assieme contemporaneamente. Uno, due, tre. Bert! La canzone è anche questa, è abbastanza difficile. Cioè, sono bellissime tutte, però. Io la mia è supercalifragilisticexpialidocious. Chissà come mai. Supercalifragilisticexpialidocious. Anche se non è. E poi c'è anche basta un poco di zucchero, la pillola giù, la pillola giù, la pillola giù, basta un poco di zucchero, la pillola giù, tutto brillerà di più. Che devo fare? Rito da morire.
che posso fare. Tutto mi fa divertire. Due anni. Oh. Sì, manco un'altra cosa. Quello ci sta anche, buonanotte. E pensate al possibile video. Aspettiamo tanti iscritti, naturalmente, tanti commenti e soprattutto mettete mi piace. Condividete i video. Allora, hai 10 secondi per salutare i tuoi amici francesi, forza. Nous voulons dire au revoir a nos amis français Emily et Alexander. Vai. Ce la canti la canzone dell'arrivederci? Dai, su, cantacela. Prendi la chitarra. Ma certamente, cari. Allora, questo. È stato divertente. Fare in allegria. C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, amici, addio. Ci dobbiamo lasciare. Ma hey, io dico che è ok. Che non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Ciao, scendiretti! Scimmietti! Scendiletti! Scendiletti! Scimmietti! Stop il video! Chiaro.